Sono Giulio. Nella scorsa lezione abbiamo parlato della pompa di iniezione meccanica in linea, pompa di iniezione che utilizzata fino agli anni 90 su alcune automobili, su alcune Mercedes e sui mezzi pesanti, la totalità dei mezzi pesanti fino alle soglie del 2000. Adesso inizieremo a parlare di quella che è stata l'evoluzione negli anni. Si parte dalla pompa rotativa. La pompa rotativa è una pompa che è utilizzata negli anni, da metà anni 70 fino anche lì alle soglie del 2000, sulle autovetture e su autocarri medio piccoli. La peculiarità di questa pompa di iniezione, che era comunque meccanica, è che aveva un solo pompante, e questo pompante, diciamo che gestiva tutti e quattro, sei quelli che erano gli iniettori. Diciamo che, ecco qua uno schema molto semplificato, c'era la pompa di alimentazione, ecco qua si inizia a parlare di una cosa che il quiz chiede: la pompa di alimentazione elettrica può essere ad immersione, cioè immersa dentro lo serbatoio. Questa pompa inviava gasolio alla pompa rotativa e la pompa rotativa lo girava agli iniettori. All'inizio del 2000, anzi verso la fine degli anni 90, ci sono state due, diciamo, chiamiamole scuole di pensiero. La prima era l'iniettore pompa. Dico era perché questo iniettore pompa ha avuto, diciamo così, vita breve, nonostante fosse una soluzione già di per sé molto interessante. Nell'iniettore pompa, che in questa immagine lo vediamo animato, che poteva essere di tipo meccanico o elettromeccanico, spariva la cosiddetta vecchia pompa di iniezione, sia essa in linea o rotativa. Perché? Perché in un unico elemento, sulla testa del motore, detto iniettore pompa, veniva racchiuso l'iniettore in se stesso, di cui poi approfondiremo un pochino il discorso, e il pompante. Quindi non c'era più una pompa, un tubo, un iniettore, era tutto conglobato insieme. Ovviamente il motore doveva avere l'albero a camme in testa, e lo stesso albero a camme che comandava le valvole, con una camma in più per ogni cilindro, comandava questo iniettore pompa. Ecco perché il quiz chiede: nel sistema iniettore pompa non c'è più bisogno della pompa di iniezione, e quindi in questa domanda dobbiamo dire vero. Sempre per i più curiosi, abbiamo il sistema meccanico. Come vedete, abbiamo ancora un'asta cremagliera che comanda direttamente il nostro elemento pompante, con i suoi due bravi profili verticali ed diciamo elicoidali. Abbiamo il sistema elettrico, gestione elettronica, dove invece per far fluire più o meno gasolio ci pensa un elettromagneti. Ok, quindi la differenza, come vedete, la mandata minima, una piccola quantità di gasolio va all'iniettore, una grande quantità torna indietro, la mandata massima, tutto il gasolio va all'iniettore. Ecco qua, vediamo le due differenze degli iniettori pompa. Veniamo adesso al sistema moderno. Questo sistema, che come accennavo in altre lezioni precedenti, è un brevetto Fiat, un brevetto italiano, è stato esportato in tutti i tipi di motori, sia essi di piccola cilindrata automobilistici, sia essi di grossa cilindrata dei mezzi pesanti. La chiave del sistema, diciamo, common rail è la semplicità. Cioè, noi abbiamo
eliminato tutti quei meccanismi, quei leverismi della pompa di iniezione in linea per gestire tutto con pochissima meccanica e tantissima elettronica. Gli elementi principali sono le due pompe. Quella a bassa pressione, che in questa fotografia non si vede, ma di cui già ne abbiamo parlato, è la pompa elettrica a immersione del serbatoio, che manda il gasolio alla cosiddetta pompa radiale. La pompa radiale invia, grazie a un albero, diciamo collegato al motore, il gasolio a forte pressione in questo tubo comune o flauto se preferite, perché ha molto in comune con un flauto. Mi direte, cosa c'entra un flauto? C'entra. Qua abbiamo un regolatore di pressione, perché il gasolio deve avere una pressione precisa. Diversamente, come già avevo accennato tempo fa, sarebbe come gonfiare un palloncino e non smettere mai di gonfiare, al momento scoppia. Questo invece gestisce la pressione. Gasolio in pressione, gasolio che arriva direttamente agli iniettori, come potrebbe essere un rubinetto con l'acqua corrente, e a questo punto non ci resta che dare tutto in mano a una centralina elettronica che, attraverso i sensori, attraverso quello che gli diciamo noi col pedale dell'acceleratore, apre, chiude la mandata di gasolio al momento opportuno. In questa animazione riusciamo a vedere tutto. Si parte dal serbatoio con la pompa a bassa pressione, si arriva alla pompa radiale, dove ancora una volta troviamo una camma che comanda i vari pompanti. Questi pompanti inviano il gasolio al common rail, al flauto, e la centralina elettronica, proprio come uno che suona il flauto, al momento giusto apre i nostri iniettori. Vediamo in particolare la pompa radiale e quindi non mi resta che dirti una cosa, mi resta da dirti che col sistema Common Rail si è fatto negli ultimi anni un passo avanti, cioè il sistema multijet. Perché? Ti ricordi il motore diesel? Ti ricordi che il gasolio veniva iniettato poco prima dell'arrivo del pistone al punto morto superiore? Ecco, adesso siamo andati avanti. Nella prima generazione del multijet avevamo tre mandate, una a termine fase aspirazione che incendiava parte dell'aria per scaldarla ancora di più, una nella fase attiva di combustione e una a fine combustione per bruciare meglio quel poco che era rimasto per questioni di inquinamento. Da tre iniezioni nel sistema multijet, occhio che il quiz lo chiede, si è arrivati a 8 iniezioni. 8 iniezioni a cosa servono? 1 a inquinare meno, 2 ad aumentare il rendimento, 3 a ridurre vibrazioni e rumorosità. Ti ricordo che le vibrazioni e la rumorosità sono stati un po' la spada di Damocle per il motore diesel. Molta gente in passato non comprava auto diesel, a parte le prestazioni, proprio per il fatto che erano più rumorose e avevano maggiori vibrazioni. Oggi il problema è stato quasi totalmente eliminato grazie proprio al multijet. Abbiamo visto tante belle cose sul motore diesel, non ci resta che vedere qualche bel quiz insieme. Allora, iniziamo con la prima domanda. I motori turbocompressi consentono di recuperare parte dell'energia che va normalmente dispersa attraverso i gas di scarico. Verissimo, il gas di scarico viene utilizzato per far girare la turbina, la quale a sua volta, muovendo il compressore, fa entrare maggiore quantità di aria nel motore. Ricordo ancora una volta che il motore diesel, nella fattispecie, funziona per eccesso d'aria, cioè sempre
tanta aria nel motore diesel, varia la quantità di gasolio. Il turbocompressore aumenta la potenza del motore, ma ne aumenta il consumo specifico, falso, perché ha, diciamo, il consumo specifico non aumenta, aumenta il rendimento. In rapporto all'incremento di potenza che ha il motore turbo, non aumenta anche il consumo. Potrebbe aumentare un pochino, ma non il consumo specifico. L'impianto di alimentazione del motore diesel è dotato di una pompa di alimentazione che invia il gasolio ad alta pressione agli iniettori. Non lo invia, diciamo, ad alta pressione agli iniettori, la pompa di alimentazione, detta anche a bassa pressione, ma lo invia alla pompa di iniezione, sia essa in linea, sia essa rotativa, sia common rail, ad alta pressione. Ricordatevi che sono due pompe, una a bassa pressione dal serbatoio alla pompa, l'altra ad alta pressione dalla pompa al common rail o agli iniettori, se è un sistema vecchio. Il common rail, altra domanda, è un sistema di iniezione a controllo elettronico per motori diesel ad altissima pressione di iniezione, vero? 1800 bar più o meno. I motori diesel sono dotati di candelette di preriscaldamento, vero? Ecco, alcuni sostengono che nell'iniezione diretta non ci siano, invece ci sono anche in quelli, servono solo a bassissime temperature, è vero, ma ci sono anche in quelli. Nei motori diesel l'anticipo automatico serve ad anticipare la mandata di gasolio agli iniettori. Più il motore gira veloce, più i pistoni arrivano al punto morto velocemente, ma il gasolio lui brucia sempre con la stessa velocità, quindi devo anticipare. Allora, nel motore diesel la combustione avviene grazie all'iniezione del gasolio in ambiente ad alta temperatura, vero, autoaccensione. Non tutti i motori diesel hanno le stesse modalità di accensione del gasolio, è falso, perché il gasolio si accende sempre per autoaccensione. Le termocandele si spengono subito dopo l'avviamento del motore, vero, servono solo per l'avviamento, poi quando va a temperatura non servono più. Ed è automatico, i motori vecchissimi erano a comando manuale. Le termocandele facilitano l'avviamento dei motori a scoppio, ma no ragazzi, il motore a scoppio ha le candele, quelle che fanno la scintilla, cosa c'entrano le termocandele? È falso. In un veicolo ibrido è dotato di due motori, uno a scoppio ed uno a gas metano? No, il motore ibrido ha un motore a combustione interna, a scoppio, cioè a benzina, diesel, e uno elettrico. Il motore diesel utilizza il gasolio perché è molto infiammabile a temperatura ambiente. Abbiamo detto che se buttiamo un fiammifero in un secchio di gasolio, il fiammifero si spegne, quindi esattamente il contrario. Il gasolio si incendia ad altissima temperatura. Nel motore diesel l'aspirazione prodotta dalla discesa del pistone permette l'ingresso nel cilindro di sola aria, mi sembra di averlo detto diverse volte, solo aria, diesel, solo aria. Il motore diesel, la fase di aspirazione provoca l'ingresso, miscela, è falso, perché? Cosa vuol dire miscela? Mix, quindi non dice di che cosa, però abbiamo detto solo aria, quindi non è una miscela. Nel motore diesel ad iniezione indiretta il gasolio viene iniettato in una precamera, vi ricordate? Dove lì c'è l'obbligo della termocandela o candeletta di preriscaldamento. Il motore diesel ad iniezione indiretta ha un rendimento migliore di quello iniezione diretta? Falsissimo! Il motore iniezione indiretta sta scomparendo, veniva utilizzato nei motori di piccola cilindrata con basso rapporto di compressione, da lì la necessità della precamera e della candeletta per far raggiungere i 700 gradi all'aria compressa. Oggi, grazie alla moderna tecnologia e turbo, non c'è più bisogno di questo stratagemma e quasi tutti i motori diesel sono a iniezione diretta perché hanno un miglior rendimento. L'autoregolatore del numero di giri impedisce al motore diesel di superare il regime massimo di giri del motore. È falso, perché l'autoregolatore del numero di giri non
impedisce solo di superare il regime massimo di giri del motore, ma anche il minimo. Ci siamo? Quindi serve evitare che il motore vada fuori giri o si spenga. L'autoregolatore del numero di giri serve ad anticipare la mandata agli iniettori falso, quello è l'anticipo automatico. L'autoregolatore, lo ripeto ancora una volta, è quello che evita che il motore vada fuori giri o si spenga, perché il motore diesel non è autoregolante. Ricordatevi questa parola, non è autoregolante. Il motore diesel si differenzia dal motore a benzina perché ha un rendimento notevolmente peggiore. Con la moderna tecnologia è esattamente il contrario. Il diesel è arrivato ad avere un rendimento migliore di quello a benzina. Quindi questo spiega perché questa domanda è falsa. Con questo si chiude l'argomento motore diesel. A presto!